Sarà il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, a celebrare la messa conclusiva del convegno dedicato agli 80 anni del Codice di Camaldoli, avviato ieri al monastero alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e con la prolusione del cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI. I cristiani si impegnino, aveva detto, contro la politica ignorante. Il Codice di Camaldoli nacque nel 1943, uno dei periodi più bui della storia italiana. Oggi la sua rilettura per interrogarsi sul ruolo dei cattolici in Italia. È importante anzitutto l'attenzione data a questi 80 anni dal Codice di Camaldoli, perché vuol dire una comunità che è sensibile e attenta a custodire i valori della democrazia, i valori fondamentali, quelli che qui sono stati studiati, approfonditi, proposti grazie al lavoro che ha portato al Codice di Camaldoli. Quindi importante perché c'è una storia, ma c'è un'attualità nel valore della nostra democrazia e dei principi ispiratori che sono allora e oggi principi di carattere cristiano. Tra i temi della giornata conclusiva, il lavoro. Il tema del lavoro è uno dei grandi temi su cui c'è un grande passaggio verso l'età repubblicana, in cui la Costituzione diventerà veramente importante, affermando sia il diritto che il dovere di lavorare, di dare un contributo, di svolgere un'attività che contribuisca alla costruzione e al progresso del Paese. Questa impostazione la ritroviamo esattamente nel Codice di Camaldoli. L'affermazione del diritto del lavoro da una parte, dall'altra l'importanza di un salario dignitoso che tenga conto da una parte della partecipazione anche delle donne al mercato del lavoro, della loro emancipazione attraverso il lavoro, ma dall'altra anche un salario che garantisca la famiglia del lavoratore indipendentemente dal tipo di lavoro, dalla sua condizione.